Grazie, grazie Presidente Ermini. Ringrazio anche il Presidente della Settima Commissione, Giovanni Zaccaro. Un saluto e un ringraziamento a tutto il Consiglio Superiore, alle autorità presenti e ai Presidenti delle Corti di Appello che si sono riunite in questa occasione. C'è un dato che più di altri credo possa spiegare la necessità e l'importanza di questo incontro sul PNRR, sugli obiettivi che ci siamo impegnati a conseguire, sugli strumenti che stiamo approntando per raggiungerli. E questo dato, è già stato sottolineato nell'introduzione, è la necessità che da sempre ho avvertito, in questo momento ancora di più, di intensificare ulteriormente le forme di collaborazione fra le istituzioni, in vista in particolare di una piena attuazione del PNRR. La collaborazione tra tutte le istituzioni che compongono, a volte si dice l'universo, a me sembra più una galassia, quella della giustizia, costituisce una condizione necessaria, indispensabile per raggiungere la meta fissata per il 2026. Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero, ma la Scuola Superiore della Magistratura e ciascun ufficio giudiziario debbono coltivare davvero uno spirito di collaborazione reciproca, perché gli impegni assunti di fronte all'Europa e prima ancora di fronte ai cittadini possano essere appieno rispettati. A nessuno può sfuggire la peculiarità, ma anche la particolare difficoltà dell'amministrazione della giustizia nell'attuazione del PNRR, che la distingue da tutte le altre amministrazioni pure impegnate su progetti, su obiettivi ambiziosi. Gli impegni che attengono al complessivo miglioramento del sistema della giustizia, attraverso soprattutto, lo ha ricordato prima il Presidente Ermini, l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione del disposition time, attraversano centralmente anche la giurisdizione. Un terreno, quello della giurisdizione, che è governato dai sacrosanti principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, in cui ciascun ufficio giudiziario e ciascun magistrato, di cui godono ciascun ufficio giudiziario e ciascun magistrato. Dunque, nessuna catena di comando che dall'altro possa dare un impulso che sicuramente arriva a destinazione. La governance del PNRR nell'ambito della giustizia non può non fare i conti con il disegno costituzionale e gli equilibri costituzionali, in particolare le esigenze delle garanzie di autonomia e indipendenza che assistono la funzione giurisdizionale. Per questo è imprescindibile un raccordo strutturato e assiduo tra il Ministero e il Consiglio innanzitutto, ma anche con tutto il sistema degli organi degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda l'organizzazione interna del Ministero, si provvederà a breve al coordinamento delle attività che ruotano intorno al PNRR attraverso la prossima istituzione di una unità di missione che opererà fino al completamento del PNRR e sarà incardinata nel gabinetto del Ministro, anche nella prospettiva di favorire più stretti rapporti col Consiglio Superiore e con tutti gli altri soggetti coinvolti. Qual è la misura principe di questo che ci permetterà di conseguire gli obiettivi del PNRR? Lo sappiamo, è l'ufficio del processo, però vorrei raccogliere le sollecitazioni che non mi sono sfuggite nell'introduzione e nella relazione del Presidente Ermini quanto ai concorsi, agli organici della magistratura. Voi sapete che una delle prime attenzioni che ho posto quando sono arrivata al Ministero è stato proprio quello di riattivare il concorso che si era bloccato per le ragioni note. Un altro concorso è in vista. C'è stato anche l'ampliamento della pianta organica flessibile. Posso anche, come dire, comunicarvi che una richiesta di ulteriore ampliamento della pianta organica è stata avanzata in occasione appunto della presentazione della manovra di bilancio. Vediamo che cosa ci sarà risposto, ma sono la prima ad essere consapevole che
le riforme, i cambiamenti sui tempi, sul passo della giustizia avviene attraverso le risorse umane, che queste risorse umane non possono esaurirsi nell'ufficio del processo, ma debbono necessariamente passare attraverso un incremento di tutto il personale, a partire dal numero dei magistrati, che lo sappiamo in Italia è di gran lunga inferiore rispetto alle medie dei paesi europei, ma anche poi il personale amministrativo, eccetera. Certo, ci auguriamo che quei 310 posti messi a concorso nel concorso precedente, i 500 di quelli che verranno, potranno essere davvero ricoperti, perché i concorsi si fanno, speriamo che si trovino abbastanza giovani giuristi idonei per ricoprire queste importanti funzioni. Torniamo all'ufficio del processo, che appunto è la misura cardine e ha un ruolo strategico, come sottolineate appunto nel titolo di questo incontro. È inutile che richiamiamo di nuovo in questa sede, se non per brevissimi cenni, che questo modello di organizzazione è davvero diffusissimo, non soltanto nella versione, diciamo così, anglosassone o nordamericana, in cui è un rapporto fiduciario quello che lega il giudice al suo assistente, al suo clerk, ma anche in quella che è più simile al modello francese a cui noi ci siamo ispirati, che istituisce una vera e propria struttura organizzativa all'interno degli uffici giudiziari e quindi è più simile alla nostra idea dell'ufficio del processo. Lo abbiamo già sperimentato ormai da anni, dove c'è l'ufficio del processo, dove ci sono gli assistenti, dove ci sono i tirocinanti, questo funziona. Funziona anche se richiede un cambio di paradigma, un cambio di mentalità, diceva il presidente Ermini, nell'esercizio della giurisdizione, perché introduce nell'esercizio della funzione giurisdizionale la dimensione della squadra, dell'équipe. Tante volte mi è capitato di usare il paragone della sala operatoria: il chirurgo resta il chirurgo, il giudice sarà sempre solo lui a svolgere la funzione specifica del giudicare, ma con lui a supportarlo ci sarà una squadra di validi e diversi collaboratori che potranno contribuire all'efficacia e all'efficienza del suo intervento. Più volte in questi mesi è stata avanzata una preoccupazione ed è stata anche stigmatizzato giustamente un rischio di coltivare una visione solamente efficientistica della giustizia. Mi preme rimarcare che un lavoro di squadra come quello che viene introdotto con l'ufficio del processo, se ben organizzato e ben condotto, non solo incrementa l'efficienza della giustizia, che nel nostro contesto non è un obiettivo spregevole, ma può anche incidere sulla qualità. Chi di noi ha esercitato le funzioni giurisdizionali di diversa natura nell'ambito di un collegio sa bene quanto il confronto con altri, più giovani, più esperti, non importa, dia comunque un valore aggiunto anche proprio alla qualità del decidere, alla qualità delle nostre motivazioni. Oggi siamo a un passaggio essenziale per l'istituzione dell'ufficio del processo, perché a breve, a novembre, si svolgeranno le prove che permetteranno al primo contingente di 8.171 addetti, per le quali sono arrivate un numero di candidature sterminato, sono più di 66.000, il dato si può leggere in tanti modi, ma ci auguriamo anche che ci sia espressione di un entusiasmo, di una voglia di contribuire al rinnovamento della giustizia da parte soprattutto dei più giovani. Nel frattempo, entro dicembre, i capi degli uffici devono provvedere a predisporre i piani organizzativi. E nel frattempo si sta anche per aprire un nuovo bando, quello di 5.410 unità per statistici, personale informatico, tecnici, tutte figure necessarie al riammodernamento profondo della giustizia. Cosa può e deve fare a questo punto il Ministero, anzi cosa devono fare il Ministero e il CSM, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e insieme negli ambiti che ci vedono condividere delle responsabilità? Nella circolare del CSM recentemente approvata, contenente le linee guida per l'ufficio del processo, che giustamente rimarca il collegamento tra questa innovazione e il modello organizzativo e i target, si ricordano una serie di aspetti
che richiamo brevemente. Uno, la predisposizione del progetto organizzativo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 80 deve curare preliminarmente l'individuazione e l'analisi nel proprio ufficio delle pendenze oggetto degli obiettivi delineati dal PNRR. Guardare ciò che abbiamo in casa, aprire i famosi armadi, capire di che natura si tratta, è il primo passaggio. Secondo, raccogliere preventivamente in apposite riunioni il contributo dei magistrati dell'ufficio, anche relativamente a specifici progetti per obiettivo di impiego degli addetti dell'ufficio del processo. Terzo, individuare le sezioni, i settori, le aree in cui proficuamente assegnare gli addetti nell'ambito di già costituiti uffici per il processo, anche in realtà di nuova costituzione. Quarto, individuare i compiti degli addetti dell'ufficio del processo assegnati alle sezioni, ai settori, alle aree. Dal canto suo il Ministero favorisce canali di comunicazione anche con i distretti di corte d'appello, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro composti da referenti di tutte le direzioni generali con funzioni di supporto e di back office per gli uffici del territorio. Naturalmente seguirà anche da parte del Ministero una circolare per assistere gli uffici. Il compito principale deve essere da parte nostra quello di veicolare le migliori esperienze e contribuire a consolidare quanto è già stato fatto nelle diverse realtà giudiziarie. Si tratta di condividere spunti, idee, ipotesi, perché ciascun ufficio giudiziario possa costruire il proprio modello su misura, anche nel confronto con gli uffici dalle dimensioni simili e dai problemi analoghi. Mi è ben chiaro che il ruolo del Ministero deve essere, diciamo così, di stewardship, cioè di cura e assistenza di qualcosa che non gli appartiene, l'esercizio della giurisdizione, e che vede altri soggetti, i giudici e gli uffici giudiziari, in posizione di protagonisti. Nelle visite che ho potuto condurre in alcune delle corti d'appello, e speriamo di poter completare presto la visita negli uffici dove ancora non mi sono recata, io vedo, ho avuto riscontro di esperienze di ufficio del processo già estremamente varie e virtuose. Non partiamo da zero, abbiamo un bagaglio e un'eredità di sperimentazione molto ricca. Queste esperienze devono essere portate alla luce, da lì possiamo partire e debbono essere adeguatamente valorizzate. E permettetemi di aggiungere che l'aria che ho respirato nei vari uffici giudiziari, pur in mezzo a molte difficoltà, le carenze di varia natura che sono state sottolineate in apertura, è anche però quella che di una consapevolezza che stiamo attraversando una grande fase, una grande stagione, una grande occasione di rinnovamento. E lo è ai miei occhi. Condizione indispensabile perché questo rinnovamento si traduca in realtà è la formazione, Presidente Lattanzi. Sicuramente la formazione dei giovani giuristi addetti all'ufficio del processo, da svolgersi prima che entrino negli uffici giudiziari, ma anche la formazione dei giudici già in servizio, dei capi uffici giudiziari che sono chiamati a quel cambiamento così importante e significativo del loro consolidato modo di lavorare. Per queste attività abbiamo un filo costante e diretto con la Scuola della Magistratura, che ringrazio per la disponibilità davvero straordinaria che ci ha offerto ad attivarsi con corsi, seminari e anche per immaginare nuove innovative modalità di formazione, ma di questo il Presidente Lattanzi darà comunicazione a suo tempo. Formazione dunque come pilastro fondamentale perché questo rinnovamento possa accadere, e altrettanto centrale ai miei occhi sarà un'adeguata attività di monitoraggio sull'andamento dei tempi di giudizio e sull'avvicinamento per tappe intermedie alla meta finale fissata dal PNRR. Non possiamo controllare ciò che sta accadendo soltanto tra 5 anni. Abbiamo bisogno di seguire passo passo gli sviluppi, gli elementi virtuosi, le difficoltà
gli inceppamenti del sistema, le crisi. Ci saranno momenti così. È bene che questi emergano e che vengano alla luce. A questo proposito, io credo che la trasparenza, lo credo fermamente, la trasparenza, la disponibilità e la pubblicazione periodica dei dati dei vari uffici giudiziari sia un elemento indispensabile e fondamentale. Ma l'efficace monitoraggio grava soprattutto sul Consiglio Superiore della Magistratura. È solo il Consiglio che può intervenire sulle singole situazioni con gli strumenti già esistenti o con altri che il Consiglio Superiore dovesse ritenere utile approntare. Qui ovviamente tutta la disponibilità per ragionarci insieme. In proposito, auspico che questo aspetto del monitoraggio, davvero, che reputo davvero cruciale, possa essere oggetto di un approfondimento magari anche più tecnico in sede di comitato paritetico in una prossima riunione. Abbiamo davanti a noi davvero una grande occasione di rinverdire la fiducia nella giustizia e nella magistratura. Fiducia da parte dei cittadini, fiducia da parte delle giovani generazioni che credono nella giustizia, fiducia da parte degli osservatori internazionali che seguono da vicino il percorso che è in atto nel nostro paese. Mai così tanto si è parlato di giustizia e di riforme sui giornali internazionali con l'attenzione specifica al nostro paese. Ma soprattutto, permettetemi, fiducia in noi stessi, in noi che copriamo dei ruoli nelle istituzioni preposte al servizio della giustizia per attuare quella indispensabile rigenerazione di cui parlava qualche giorno fa il Presidente della Repubblica e che evidentemente può realizzarsi solo con un moto personale da parte di ciascuno di noi. Grazie davvero per questa occasione.